Proseguiamo nella nostra inchiesta, chiamiamola così, nel nostro viaggio, nella solidarietà. Andiamo nel Frosinate, a Frosinone, andiamo a vedere che cosa la diocesi ha inventato, ha creato con la fantasia della carità per venire incontro a chi si trova in difficoltà. Ci troviamo qui a Frosinone, nella parrocchia di Sant'Antonio, dove operano le suore vincenziane e naturalmente dove settimanalmente la Caritas della diocesi di Frosinone Veroli Ferentino allestisce questa distribuzione di questi prodotti dell'ortofrutta. Vengono in pratica donati questi prodotti, anziché farli marcire magari negli scantinati oppure addirittura smaltirli in maniera anomala, vengono dati in beneficenza, quindi un nobile gesto naturalmente. La maggior parte delle volte molte persone prendendo la frutta qui risparmiano sugli alimenti da comprare al supermercato e in quel modo riescono a garantirsi quegli alimenti che non potrebbero se non comprare. Sono prodotti di eccellente qualità che fanno veramente il beneficio di molte persone. Io ho fatto l'operaio di fabbrica per 22 anni, poi l'azienda ci ha cacciati tutti, ho fatto il portiere, ho fatto la guardia giurata e adesso sto senza niente. Io vengo qua perché ho bisogno di qualsiasi cosa, anche di un lavoro, perché sono 2 anni e mezzo che non lavoro più, e di cui mangiare per la famiglia serve. Oltre a questo non c'è niente. E la speranza qual è? Di un mondo migliore, ma non credo che ci sia. Questa crisi la tocchiamo, stando in Caritas, essendo operatori Caritas, la tocchiamo tutti i giorni con mano, insomma. Ascoltiamo sempre di più persone che si indebitano per poter arrivare alla fine del mese. Negli anni scorsi la maggior parte erano gli stranieri, ma ad oggi abbiamo visto che comunque gli italiani sono moltissimi che si rivolgono ai centri di ascolto. Il momento è veramente duro e non è, potrebbe sembrare il solito ritornello, ma non è in realtà così, c'è veramente miseria. Ci troviamo a Ceccano, un comune della diocesi di Frosinone Veroli Ferentino, all'interno di una serra che fa parte di un progetto di agricoltura sociale gestito dalla cooperativa sociale Diaconia. Il progetto ha una duplice finalità, la prima di creare opportunità di lavoro per le persone che a 50 anni hanno perso il lavoro e non hanno più possibilità di riqualificarsi. Anche per giovani neolaureati, come ad esempio in questo progetto lavora e responsabile un giovane laureato in agraria, e lavorano anche dei ragazzi che hanno delle difficoltà a livello psichico, altrimenti esclusi dai canali tradizionali del lavoro. Coltiviamo quelli che sono i frutti stagionali, quindi verdure di stagione, tutto ciò che è possibile collocare nei mercati anche della grande distribuzione, perché il tentativo è quello di far sì che non sia un'attività che possa essere solo sostentata magari da finanziamenti pubblici, ma da una propria e vera e propria attività commerciale che possa autosostenersi, e quindi la produzione è quella dei prodotti convenzionali che troviamo sulle nostre tavole e nei supermercati della grande distribuzione. La realtà di Frosinone e di questo territorio è una realtà difficile, perché è una realtà che ha visto una crescita industriale molto forte negli anni 50-60, un grande sviluppo che ha voluto dire l'abbandono dell'agricoltura e un'industrializzazione troppo veloce che non ha resistito al mercato, e quindi la disoccupazione è enorme. E quindi c'è un grande problema che tocca tante famiglie. L'anno scorso 12.000 persone sono state accolte dai nostri centri di ascolto con tante problematiche. Allora noi abbiamo provato a rispondere in maniera molto semplice, innanzitutto distribuendo del cibo, e la seconda cosa abbiamo provato a capire se possiamo dare anche una risposta un po' più strutturale. Allora ci siamo inventati un po' questa piccola cooperativa agricola, e mi sembra che questa sia una risposta di una chiesa che è vicina, come diceva Papa Francesco, la carezza del Papa, la carezza della chiesa è la carità, no? Allora noi cerchiamo di essere vicini a tanti, ascoltando, recependo domande
e dove possiamo offrendo delle soluzioni anche piccole, diciamo, ma io credo che la vicinanza sia la cosa fondamentale. Abbiamo aperto da qualche mese anche una mensa per le famiglie in difficoltà, per i poveri, molto bella, dove sempre come diceva una volta Papa Francesco, non c'è distinzione tra chi serve e chi è servito, perché quello che conta è l'incontro ed è l'abbraccio.